tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano annuncia l'inizio dei lavori in due nuovi cantieri. Rapina a Ponte Murello, non c'è stato alcun arresto, la caccia al rapinatore prosegue. Una gigantesca cena in piazza 20 settembre con spaghetti alla matriciana per tutti. Inaugurata la 14ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, sul canale 17 c'è Occhio alla Notizia, l'informazione locale. Cominciamo dalla conferenza stampa del venerdì che si tiene in comune a Fano. Questa mattina ha parlato l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, che ai giornalisti ha detto che partiranno due nuovi cantieri. Vediamo dove. I lavori di restyling del patrimonio fanese continuano. Dopo aver ingabbiato la residenza comunale per i lavori tanto attesi che ridaranno nuovo lustro allo scalone monumentale ed eviteranno sgocciolamenti dal tetto in alcuni punti del palazzo, altri gioielli di famiglia stanno per subire il loro riordino e restauro. Stamattina l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi ne ha illustrati due sui nastri di partenza che riguardano il ponte di via Marzabotto nella strada statale per Carignano e la terrazza sulla Darsena Borghese, uno degli scorci più belli di Fano e punto di unione tra il centro storico e il Lido, con centinaia e centinaia di turisti e cittadini che lo attraversano ogni giorno. Abbiamo scoperto sotto la vegetazione un piccolo gioiellino che è ritornato appunto durante i lavori di asfaltatura della strada che collega Fenile con Carignano, è ritornato alla luce perché era coperto da una vegetazione infestante e ne rendeva impossibile la vista. È il ponte di Varano, un ponte appunto nella strada che collega Fenile con Carignano che passa sopra l'Arzilla, un ponte bellissimo, antico. E scoprendolo dalla vegetazione infestante ci siamo anche resi conto che i parapetti avevano dei problemi statici, sono caduti in parte e quindi non era più sicuro quel tratto di strada, quindi abbiamo iniziato con una variante in corso d'opera delle attività appunto di ricostruzione di questi parapetti. I lavori dureranno del tempo, un mese e mezzo da oggi, e quindi quella strada sarà transitabile con un restringimento di carreggiata, se non chiusa per appunto permettere la costruzione dell'impalcatura. Il secondo progetto che sta continuando in questi giorni è quello della ristrutturazione della Darsena Borghese. Fra l'altro lunedì verrà chiusa la terrazza pedonale della Darsena Borghese per permettere i lavori appunto di rifacimento della pavimentazione. Ovviamente è un piccolo disagio necessario ovviamente per permettere i lavori, che durerà all'incirca 25-30 giorni. Ovviamente riapriremo appena possibile, appena appunto la posa della pavimentazione sarà finita e sarà appunto possibile ritornarci sopra. E nel quartiere di Gimarra a Fano torna un cauto ottimismo tra la popolazione. Dopo il fallimento della Polo Holding era cresciuta infatti la preoccupazione tra i residenti di non riuscire a vedere ultimato il nuovo centro civico previsto dalla convenzione tra il comune e la società costruttrice. Da mesi l'amministrazione però è impegnata a trovare una soluzione a questo riguardo. Le risorse finanziarie del comune riservate all'acquisto dell'immobile finito sono ancora integre e svincolate dal patto di stabilità se utilizzate entro quest'anno. L'obiettivo che il Comune di Fano sta portando avanti, informa una nota, il consigliere PD Francesco Perini, è quello di acquisire l'immobile nelle attuali condizioni e di proseguire i lavori fino alla fine di renderlo agibile. I carabinieri smentiscono categoricamente la notizia secondo la quale sarebbe finito in manette l'autore della rapina avvenuta due giorni fa in una tabaccheria a Ponte Murello di Cartoceto. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, il rapinatore che ha minacciato con un fucile la tabaccaia sarebbe stato un vicino
calabrese, individuato e poi arrestato. In realtà oggi si apprende che ci sono state diverse perquisizioni in appartamenti, ha ascoltato alcune persone, ma senza effettuare arresti o fermi. Le indagini coordinate dalla magistratura proseguono dunque, anche se non saranno brevi. Purtroppo non sono state infatti di aiuto né la telecamera del locale, in quanto il rapinatore era completamente coperto da un cappuccio e da occhiali da sci, né dalle 6 telecamere installate sulla Flaminia e in altri punti di Lucrezia, perché tutte quante le telecamere sono fuori uso. Una gigantesca cena in piazza a base di pasta alla matriciana, ed è questo quello che avverrà giovedì 22 settembre prossimo a Fano, in piazza 20 settembre, con lo scopo di aiutare le popolazioni terremotate. L'iniziativa benefica vede protagonisti il Comune di Fano, in collaborazione con numerose associazioni come l'Avis Comunale, la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Proloco Fano Fortune e decine di commercianti, professionisti e aziende fanesi che hanno voluto contribuire gratuitamente all'organizzazione di questo evento. La raccolta fondi avverrà alle ore 18 di giovedì. Verrà servito un piatto di pasta alla matriciana, acqua e dolce al costo di 10 euro. Naturalmente l'importo sarà devoluto per la ricostruzione di questi paesi colpiti dal terremoto. In caso di maltempo l'evento sarà spostato al giorno successivo. Partecipare all'iniziativa inoltre sarà possibile anche con una donazione a Fondazione Fano Solidale Pro Terremotati Liban, lo vedete in sovraimpressione sul vostro teleschermo. Questa mattina a Fermignano il Comune ha siglato un protocollo d'intesa sulla prevenzione della salute nella salute pubblica. Vediamo. Prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si parla di salute e di salute pubblica. Ma che cos'è la prevenzione? Vediamo, ci aiuta un po' la definizione. La prevenzione è l'insieme delle azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio che le nostre condizioni possano peggiorare o che insorgano nuove malattie. Sono tante le cose che noi singoli possiamo fare per prevenire, ma quando a intraprendere questa strada è un'intera comunità, ciò rappresenta un criterio di eccezionalità. Fermignano, città della prevenzione della salute e promozione della salute, è una cosa nuova. Fermignano sarà il primo comune insieme a Cingoli della Regione Marche che ha firmato questo protocollo d'intesa insieme all'Area Vasta e insieme alla Regione Marche, appunto per fare prevenzione. Quindi ci spostiamo, abbiamo shiftato, quindi passando dalla patologia, da curare la patologia, invece a prevenirla. Quindi faremo 18 azioni insieme, praticamente coordinati con l'Area Vasta, insieme con il coordinamento della Regione Marche e il distretto sanitario, per prevenire la salute all'interno della Regione Marche. Partiremo con tutte le fasce d'età, quindi dal neonato per arrivare all'età adulta. Quindi faremo questa attività promozionale appunto per invertire la rotta. Naturalmente va da sé che le ricadute in termini di salute pubblica con la prevenzione comunitaria sono notevoli in termini di qualità di vita dei cittadini e di stato di benessere. Io credo che sia veramente una bellissima novità, insomma, che quando un comune si pone come obiettivo quello appunto di mettere in campo azioni che vanno verso la prevenzione delle patologie, che vanno verso la prevenzione delle malattie in un rapporto sinergico con altri soggetti come la ASURAT, con la quale appunto ha stabilito un protocollo, ma penso al mondo della scuola, ad altri stakeholder, credo che sia veramente un'inversione di tendenze. Il coinvolgimento del tessuto sociale, del volontariato, deve essere totale però per ottenere i migliori risultati. Le sinergie che possono essere in campo, come oggi è emerso, dove ci sono una serie di associazioni di volontariato qui della realtà di Fermignano che vengono coinvolte dal sindaco, che invece di disperdere le proprie energie, le proprie risorse in iniziative che magari non hanno una validità da un punto di vista della promozione della salute, collaborano insieme al sindaco e insieme a quelle che è il Dipartimento di Prevenzione, perché queste loro energie, queste loro risorse invece vengono
vengono impiegate in attività che hanno appunto una ricaduta positiva sulla popolazione. Su questo noi inizieremo a lavorare, inizieremo già a lavorare con un convegno qui a Fermignano che sarà il 10 di dicembre, perché mi sono sentito con il dottor Burioni, l'immunologo attento alla questione vaccinale, oltretutto lui è di Fermignano, inizieremo con un bellissimo convegno incontro con la popolazione qui a Fermignano, ma avremo tutta una serie di iniziative che vanno dal favorire l'allattamento al seno, dal favorire una buona alimentazione, da un accordo con la scuola che diventerà una scuola con una carta della salute, dove faremo iniziative insieme agli insegnanti che verranno formati per dare più consapevolezza ai ragazzi rispetto alle scelte che devono fare nella vita, perché oggi quello che bisogna lavorare è anche sulla formazione, informazione e aumento della consapevolezza soprattutto dei giovani. E adesso apriamo la pagina degli eventi. Andiamo nello spazio dedicato ai dinosauri, come vedete alle mie spalle, allestito al campo d'aviazione, all'aeroporto. Alzi la mano chi non si ricorda almeno una sigla di un cartone animato tra i suoi preferiti o non riesca a canticchiare la musica di un film di fantascienza che gli è rimasto particolarmente impresso. Un mondo di fantasia, anzi i mondi della fantasia, sono andati in scena a Spazio Eventi all'aeroporto di Fano con grandi e piccini che hanno potuto essere protagonisti loro per una volta assieme ai personaggi preferiti o magari per gli amanti di Star Wars vestire i panni di un cavaliere Jedi e sfoderare la sua spada laser. Allora, oggi è stato, ho detto prima, un grande antipasto in preparazione a un fine settimana lungo e esplosivo, perché da venerdì, sabato e domenica si arriva fino a domenica sera a dover andare alla grande. Oggi è andata bene, molto bene, tanti gruppi che ci hanno aiutato, erano i mondi fantastici, mi pare evidente, c'è l'esercito del Fiocco Rosso che sta cantando ormai da un'oretta e le colonne sonore dei cartoni animati di adesso e dei tempi nostri, ecco. Bellissimo. C'era, come hai detto prima, le spade laser SOC 66 che ha fatto scuola per i bambini, bellissimi. Sabato e domenica cosa ci sarà? Sabato e domenica abbiamo la mostra dei mostri, quindi tutto incentrato sui mostri di ieri e di oggi, sabato, con anche caccia tesoro notturna finale. Ok? Invece domenica tema zombie, grande finale col botto, perché facciamo poi in finale la sfilata con officina epoca a tema zombie dai romani ad oggi, accompagnati dal pianoforte di Mario Mariani dal vivo, quindi una chicca che bisogna solo venire per vederla. Vi aspettano. Vi aspettiamo, sì, qua. Allora, ieri ci siamo collegati con la Darsena Borghese per il taglio del nastro di una mostra interessantissima, quella sulla Lanterna Azzurra. Poi, per ovvie ragioni, anche perché nei collegamenti non è sempre facile, non c'è sempre tutto a disposizione, non siamo riusciti a farvi vedere l'oggetto di questa mostra, ovvero quello splendido edificio che purtroppo oggi non c'è più, che era l'albergo ristorante Lanterna Azzurra. Allora, recuperiamo con questo breve servizio. Ieri pomeriggio nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia si è inaugurata la mostra dedicata allo storico locale di Fano, la Lanterna Azzurra, e al suo patrono, il Cavalier Vagnini, che negli anni 50-60 è stato il crocevia di tantissimi personaggi famosi e di jet set internazionale, attori, attrici, i più famosi cantanti della musica leggera italiana, un pezzo d'Italia che è passato da lì per gustare la sua specialità, il brodetto alla pescatora. Nelle immagini dell'epoca si può notare il suo aspetto originale, che rende l'idea del perché fosse così famoso. Sul tetto era ricostruito un fumaiolo di una nave da crociera con tanto di gran pavese al vento e di suoi pennoni. E la sala da pranzo, affacciata sulla ferrovia, ricordava nel suo semiovale la fiancata di una nave, di un piroscafo. La mostra, comprendente un esclusivo portfolio fotografico e diversi oggetti appartenuti al locale, compresa anche l'insegna originale, saranno a disposizione del pubblico fino al 25 settembre, con l'apertura tutti i giorni dalle 19 alle 23.
Torna alla festa del socio, la manifestazione organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano per gli oltre 6.000 tesserati. L'appuntamento è per sabato prossimo a partire dalle ore 18. Durante la serata verranno consegnati ai figli neonati di soci e dipendenti 140 bonus bebè del valore di 250 euro ciascuno. Poi si passerà alla consegna delle medaglie d'oro ai 28 soci entrati nella compagine sociale nell'anno 1973. Spazio anche alla gastronomia con i piatti tipici preparati dalla cooperativa Tre Ponti e dalle Proloco di Cartoceto e di San Costanzo. La serata proseguirà con la musica dell'orchestra Marina Damiani e la premiazione dei vincitori del 12° trofeo di bocce BCC di Fano. E oggi invece è stata inaugurata ufficialmente la 14ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Festival che sta seguendo, verrebbe da dire beato lui, il nostro Lino Balestra, che tra l'altro credo questa sera sarà anche nella giuria, giusto? Sì Marco, buonasera, buonasera a tutti, sono una componente della giuria, adesso è già partita la gara, io ho finito il collegamento, vado sul palco a fare questa funzione di giudice per la sfida amatoriale, perché questa è una delle caratteristiche di questa edizione di quest'anno 2016 del Festival Internazionale del Brodetto, la sfida amatoriale, e i cooking show, quelli che tutti gli anni venivano fatti nel Pallabrodetto, quest'anno saranno fatti qui alle spalle mie nel palco, praticamente il palco centrale, dove gli chef daranno dimostrazione della loro abilità ai fornelli, quindi a disposizione di tutti. Queste sono le due grandi novità di quest'anno. Ogni sera ci sarà una gara, una sfida, ogni sera ci sarà un cooking show, ogni sera ci sarà naturalmente anche la musica. Oggi, come detto, è stata la partenza ufficiale, ma naturalmente ieri si è già iniziati con il primo cooking show, però oggi taglio del nastro virtuale, perché in realtà non c'è stato, però si è partito subito. Noi proprio pochi minuti prima della conferenza inaugurale abbiamo registrato due interviste con il primo cittadino e il presidente provinciale della Confesercenti, che prego la regia di mandare in onda. Quindi aglio e cipolle contemporanea in questa Presidente, okay. Anno per anno questa manifestazione vede un crescendo di interesse, ma è anche un trampolino di lancio per parlare di un'economia che ha bisogno di grande sostegno. Assolutamente vero, questo festival nasce appunto per questo. La città di Fano ha bisogno di comunicare la sua esistenza, comunicare le sue eccellenze. Questo è un modo per farlo. Negli anni il festival è cresciuto, è diventato sempre più importante, sempre più seguito, specialmente dall'informazione. E l'informazione oggi per farsi conoscere è basilare, per cui il festival cresce e insieme al festival cresce anche Fano e insieme a Fano cresce anche l'economia del fanese e di tutta la provincia. Ok Lino, allora tra poco ti lasciamo al tuo lavoro, il festival andrà avanti fino a domenica mi pare, giusto? Sì, fino a domenica ci sarà una scaletta ben precisa, cadenzata appunto dai cooking show, poi naturalmente la sfida amatoriale e poi la musica. Ma qui nel Lido ci sono tante situazioni di intrattenimento, ci sono ristoratori che propongono la loro versione di brodetto, ci sono stand, ci sono posti dove degustare anche birre artigianali e poi sentire la musica dalle 22 in poi. Quindi tanti momenti importanti per la città, ma soprattutto anche per tutti i turisti e la gente che viene qui al Lido per assaporare un buon brodetto e passare una serata naturalmente in spensieratezza. Okay. Grazie, dal Lido è tutto, io vado a giudicare gli amatoriali.
Bene, grazie. Allora, buon lavoro Lino Balestra. E prima di chiudere il telegiornale andiamo a vedere questa breve di sport che arriva dal circuito di Misano, dove c'è stata oggi la prima giornata di prove libere per il MotoGP di San Marino. Sulla pista non sono mancate polemiche, cadute, duelli all'ultimo millesimo di secondo, scattano i nervi a fior di pelle al termine della sessione, della seconda sessione. Il dottore Valentino Rossi perde le staffe contro il centauro della Suzuki Alex, reo di averlo ostacolato esibendo un dito medio a favore di telecamere e all'indirizzo dello spagnolo. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.